Vendi su Amazon FBA e hai un tuo marchio e hai deciso di registrarlo, ma sai esattamente qual è la procedura per poter registrare il tuo marchio? Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Allievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vuole vendere con Amazon FBA. Oggi volevo parlarti della procedura esatta per poter registrare un marchio se appunto vendi con Amazon FBA. Nello specifico volevo parlarti di quattro aspetti. Volevo dirti esattamente che cosa puoi registrare, chi può registrare un marchio, appunto come si registra, quindi qual è l'esatta procedura per registrare un marchio e poi ogni quanto devi rinnovare la registrazione di questo marchio. Il primo aspetto da considerare è che cosa può essere registrato come marchio. Cominciamo col dire che la registrazione la devi fare presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il che cosa puoi registrare? Tieni presente che il marchio è sostanzialmente un segno distintivo del tuo prodotto e servizio. Quindi, nella sostanza, segno distintivo può voler dire tante cose. Quindi può essere, per esempio, un disegno, può essere un insieme di lettere, può essere una frase. Importante che questo segno distintivo abbia sostanzialmente tre caratteristiche. Quindi, innanzitutto non deve essere già utilizzato da altri, quindi deve essere ovviamente nuovo, quindi un qualcosa che non esiste ovviamente nel mercato del commercio attuale. Poi deve essere anche distintivo, quindi deve essere un segno ovviamente non troppo generico, deve essere qualcosa che effettivamente distingua il tuo prodotto da quello di altri. E poi da ultimo deve essere lecito, quindi ovviamente non devi avere delle lettere o comunque dei disegni che siano contro al buon costume o comunque contro alle leggi attuali. Il secondo aspetto da considerare è chi può fare questa registrazione. Nella sostanza, chi lo sta utilizzando, chi ha intenzione di utilizzare questo marchio. Quindi può essere o una persona fisica o una persona giuridica. Quindi qui bisogna distinguere il caso in cui stiamo parlando di una ditta individuale, quindi in quel caso sarai tu l'imprenditore che può procedere alla registrazione del marchio per il proprio prodotto, oppure se stai operando con una società sarà ovviamente la società, per il tramite del suo legale rappresentante, a richiedere appunto la registrazione di questo marchio. Il terzo aspetto da considerare, quello più importante, è esattamente come si registra un marchio. Diciamo che ci sono delle fasi da considerare. Innanzitutto, prima di presentare la domanda, secondo me c'è una fase preliminare, quindi una fase in cui devi andare a verificare che il tuo marchio abbia appunto le caratteristiche che ti dicevo prima, quindi che sia un marchio quindi nuovo, che sia effettivamente distintivo, che non sia di difficile lettura e comprensione da parte della potenziale clientela. Poi appunto puoi anche fare una ricerca attraverso dei portali online della proprietà intellettuale per verificare che appunto il marchio che hai intenzione di registrare non sia utilizzato già da qualcun altro. Ovviamente, per quanto la ricerca possa essere approfondita, sarà ben difficile riuscire ad avere la certezza, prima di presentare la domanda, che il marchio non sia utilizzato da qualcun altro. Però perlomeno riuscire, prima di presentare una domanda che poi verrà scartata, riuscire a approfondire la tematica e verificare comunque che effettivamente non ci sia nell'ambito dei tuoi concorrenti qualcuno che utilizzi un marchio uguale o veramente molto simile. Quindi questa è la fase, diciamo, preliminare. Poi devi presentare appunto la domanda, quindi c'è un modulo da compilare che hai la possibilità
di depositarlo o presso una camera di commercio oppure spedirlo direttamente all'ufficio marchi e brevetti che si trova a Roma. Hai dei versamenti da fare oltre a compilare questa domanda? Sono dei versamenti con modello F24 e anche dei versamenti su un conto corrente per dei diritti di segreteria della Camera di Commercio, e diciamo che presenti questa tua domanda di registrazione del marchio. Poi inizia una fase appunto di analisi, quindi c'è una fase appunto in cui i tecnici, diciamo, di questo ufficio marchi e brevetti vanno a verificare appunto se la tua domanda ovviamente innanzitutto è conforme, quindi ha tutte le informazioni richieste. Poi vanno a verificare appunto se il segno che tu vuoi registrare abbia tutte le caratteristiche, la conformità corretta, e poi tieni presente che c'è anche una fase in cui qualcuno si può opporre alla tua registrazione, quindi devono trascorrere 3 mesi da quando hai presentato la tua domanda per dare la possibilità a chi è interessato eventualmente di presentare domanda di opposizione alla tua registrazione, perché magari qualcuno che ha un marchio che ritiene essere uguale o comunque molto simile, molto confondibile con il tuo, e quindi presenta una domanda di opposizione alla registrazione del tuo marchio. Diciamo che poi, oltre a questo periodo di 3 mesi in cui c'è l'opposizione, tendenzialmente i periodi, per la mia esperienza, che il periodo che deve trascorrere per la registrazione di un marchio può passare tra i 6 e 8, massimo un anno, per appunto avere il certificato di registrazione. Quindi dai 6-8 mesi fino alle camere di commercio un po' più lunghe, fino ad arrivare appunto a un anno. Comunque non ti preoccupare, perché anche se non hai comunque in mano il certificato di registrazione, comunque una soglia di protezione c'è lo stesso nel momento in cui hai comunque presentato questa domanda di registrazione. Quindi non è come avere un marchio registrato, però comunque un po' di protezione ce l'hai lo stesso anche nel momento in cui hai depositato questa tua domanda e il marchio formalmente non è ancora registrato. Quarto e ultimo aspetto, che però è molto importante perché molto spesso viene sottovalutato, è il fatto di considerare che il marchio in realtà non è tuo per sempre nel momento in cui ottieni il certificato di registrazione. Tieni presente che la registrazione di un marchio vale per 10 anni. Quindi cosa succede? Che se al termine dei 10 anni tu non rinnovi il marchio, quindi non presenti una domanda di rinnovo di protezione appunto di questo tuo marchio può essere utilizzato da chiunque abbia interesse. Quindi attenzione, al termine dei 10 anni devi presentare, se ovviamente hai ancora interesse, una domanda di rinnovo. Quindi questa domanda può essere in realtà presentata all'infinito, quindi diciamo che un marchio, una volta registrato, teoricamente è per sempre tuo, però nella pratica devi ricordarti ogni 10 anni di dover fare il rinnovo appunto di questa protezione del tuo marchio. Bene, questo è quello che volevo dirti in merito alla procedura esatta per poter registrare un marchio. In ogni caso, se hai qualche domanda da farmi in merito appunto alla registrazione del marchio, ti invito a inserirla nei commenti sotto a questo video, sarò ben lieto di darti una mano. Se invece hai bisogno di un'assistenza personalizzata con me o con mio fratello Massimiliano in merito ad aspetti contabili o fiscali delle vendite su Amazon FBA, o anche per registrare il tuo marchio per appunto vendere su Amazon FBA, allora trovi il link nella descrizione sotto questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video su Amazon FBA. Ciao, alla prossima!